E allora vendiamo da e facciamo tutto agosto e settembre e facciamo i fichi, no? Mentre i carnizi avanti a casera. Sì. E diamo, a per noi che avevano parecchi cari, diamo la cosa a Bruga, un coggio mi chicano, e dai le diciamo che i carnizi. Poi quando ci avevo tempo... A per noi, cioè quando io con mamma, io mi... A tua dove ero? Da via, di fronte a voi, ascoltami qua, voi l'avevo anche davanti. Sì. E non l'avevo messa davanti. Che aveva la Ciumara? No. Su Paciumara. Perché aveva... Sì, aveva duciato la sali. Ma che fiumara era? Come si chiamava? Precariti. Che passava pure l'Azia Maria, passava pure... Ah, sì, era il Precariti. Azia Maria, sì. E noi l'avevamo... Azia Maria mi ricordo che era qua, Ciuccia. Sì, sì. Io ero piccolo. E di fronte? Sì, sì. Io vedevo... Tuo nonno li vedevo costruire al mercato, li portava. Quando era stato lavoro di lavoro. A parte vostra era quindi, cioè, era ciò assolata, diciamo, aveva ciò su. E sopra aveva bosco. Ah, sì? Pigliava, sì, perché pure era andata via. Quando cotava mi pigliava bui. Esatto, sì. E mo facciamo, non pare tu me ne panicolo, guarda, siamo coccata, ma ancora con buio. Ah, che ci volevano sì, era lontano. Un'ora e mezzo, due ore di cammino per arrivare. Lo so. E una volta non avevi mica cacciato. Era un problema, che essere che c'è un vicino a Monocerà, si capazzava. Ma si vedeva già. Salite, discesi, cavolo. Giro, se tu veniva la cosa, era sabbioso, per cui se poi si vedeva già che era tipo marina. Ah, vedete come si faceva la Poscia Nigra? E con cazzavo lì. La Poscia Nigra. Pronto? Come va? Com'è andata? Lo racconto a mio figlio. Era vicino. Hai visto?